Andrea, ti vedo molto in forma e oggi apriamo un nuovo pacco, anche se non so dirti quando pubblicheremo questa recensione perché ne abbiamo fatte parecchie nei giorni scorsi. Comunque io te lo lancio, tu sei pronto? No, non sono pronto, ma a parte che non ci vedi tanto bene perché non sono per niente in forma, devo avere qualche chiletto di più ancora addosso, ma vabbè, devo urlare un po' di più perché hai detto che gli si sentiva bassi, in effetti qualche video l'ho fatto un po' spento. No, alla fine comunque Andrea sei veramente eccezionale. Dicono tutti, più scarpa, meno pro depodista. Te la lancio, sei pronto? Balordo. Ah, questo era difficile. Ma devi indovinare di che scarpa si tratta e poi soprattutto mi devi dire che cosa c'è dentro. Secondo me potrebbe essere una scarpa super innovativa. Ah, finché non apro il pacco penso che tu possa avere ragione. Se la storia del gatto dentro, che può essere sia vivo che morto, no? Può darsi che ci sia pure al suo interno un minion. Un minion? Vediamo. Vuol dire che l'avresti già aperto te. Non so se hai visto la recensione Morten, all'interno della quale abbiamo trovato un minion. Così, più serioso. Ho preso il pacco. Mi piace che apro sempre i pacchi come a Natale. Questo dubito che siano scarpe, dopo guardiamo, questo dubito che siano scarpe, potrei avere già questo dubito che siano scarpe, queste potrebbero essere scarpe. Non c'è Minion dentro. Ma di che marchio si tratta? Così mi viene abbastanza difficile. Però hai visto che, di che colore era la scatola, no? No, no, sai perché? Perché c'ho il sole di fronte. Mi faccio abbastanza fatica. Secondo me oggi indovini, perché comunque è una mescola, è abbastanza conosciuta, anche se non è utilizzata ancora da molti podisti e amatori pro, però comunque è molto, molto interessante. Allora, la scarpa è una Puma. Vabbè, oh, però questa era facile, perché da cosa l'hai capito però? Senti qua. Ma è col carbonio o senza carbonio? Assolutamente col carbonio, guarda qua. Allora, devo dire che rispetto ad altre si piega quel millimetro in più. Ma secondo te quanto pesa? 240, secondo me. Vabbè, non lo posso sapere, ma che scarpa è comunque? Allora, è abbastanza semplice perché hanno due modelli col carbonio e uno è molto particolare, tagliato qua in mezzo, che era le Fast. E queste sono le Deviate Nitro Elite, giusto? Sì, noi avevamo testato e recensito la Deviate Nitro normale, questa qua invece è la versione tra virgolette Elite. Elite Racer la volevamo provare, ha un sacco di materiale quello figo che piace a noi, il nitro, praticamente è su tutta l'intersuola, si vede la piastra in carbonio qua sotto, tomaia molto racing. Allora, la scarpa mi sembra ben fatta, adesso mi scappa il nome, ma c'era una ragazza che è arrivata a terze trials americani che usava queste qua. Provatela un secondo, perché secondo me l'ho presa a mio numero, quindi o è tuo numero. Perché comunque ricordiamo che sulle Puma bisogna guardare il numero americano, perché il numero europeo è diverso rispetto a quelle a cui noi siamo abituati. Allora, il numero, sì, in effetti qua dice 42 e mezzo, ma 27 centimetri e mezzo, quindi non è il tuo numero. È il mio numero 42 e mezzo, Andrea. Ma non è il 27 e mezzo. Facciamo così, 2 minuti di brainstorming, un coffee e poi dopo diciamo le tre cose di questa scarpa, ok? Sì, anche perché i coffee latitano, I coffee sono arrivati recentemente, ma proprio negli ultimi giorni, ma invece effettivamente nelle ultime settimane non ce ne sono stati molti. Guarda, li apprezziamo molto anche perché diciamo che è un po' il canale per tutti, quindi ci fa piacere quando arrivano perché vuol dire che state supportando il canale e quando non arrivano vuol dire che il lavoro di Max di montaggio non è fatto bene. Ho comprato un'altra macro lens, spero che questo possa piacere a voi podisti e amatori. L'ho indossata la scarpa, mi vado a fare due passi. Dai, facciamo 2 minuti di pausa e poi dopo ci vediamo per due domande. Oh Andrea, è la tua risposta definitiva sul peso oppure cambi, sono 240 grammi o di meno? Facciamo una cosa, ti lancio le Deviate Nitro, non Elite, la versione invece da allenamento, e poi dopo mi fai sapere cosa ne pensi del peso. Queste sono 265 grammi, non le hai prese mai? Non le prendi mai? 230-220 allora. Sono 199
grammi. Dai, 220 avevo detto. Allora Andrea, dimmi una cosa, cosa ne pensi di questa intersuola nitro, che effettivamente questa è al suo livello più puro? Sì, devo dire che il vecchio modello, che ci era già piaciuto un sacco, aveva praticamente una doppia mescola di nitro, sotto morbidissimo, sopra un pochino più duro, e già ci era piaciuto un sacco. Questo è tutto morbidissimo, sia sopra che sotto, parte sotto e parte sopra. Invece una cosa che mi interessa sapere è cosa ne pensi della tomaia, che è comunque completamente diversa rispetto a quella invece da allenamento. Come l'hai vista, e secondo te soprattutto stesso numero o mezzo numero in più? Allora, lì è da valutare un po', perché ho su delle calze abbastanza grosse e la scarpa mi sta giusta, non mi dà problemi. Forse qualcuno potrebbe valutare il mezzo numero in più, ma io andrei lo stesso del mio stesso numero. Invece a livello di tallone, che è comunque molto 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 morbido, cosa ne pensi? Sappiamo che molti ci hanno l'anno scorso suggerito che poteva creare un problema al tendine d'Achille. Come l'hai vista nei pochi secondi, e rispetto all'altro modello cosa ne pensi? Subito di primo acchito ho sentito il tallone morbidissimo, come piace a me, e l'avampiede un pochino più duro. Fondamentalmente credo di amarle un po' di più così le scarpe. Ho uno dei miei modelli preferiti che ho sempre amato, e ultimamente forse avendo usato un altro un pochino più duro, non lo so, non riesco a farlo piacere tanto, e credo che questa possa essere un buon compromesso. Un buon compromesso perché è comunque molto morbida, anche nell'avampiede è molto morbida, ma credo che ci sia forse mezzo centimetro di meno di schiuma, che la rende un pochino più dura e credo anche un pochino più precisa. Beh, chiaro che non c'hai corso veramente, però quello che ci hanno detto è che comunque l'altro modello irritava il tallone, probabilmente anche questo lo fa. Non so cosa ne pensi dopo averla provata per qualche secondo. Ma te dici, perché sono molto simili. Conta che questa qua è un pochino più morbida. A me forse questa qua era davvero un pochino più dura. Però, non lo so, a me le scarpe così adesso cominciano a piacere con questo tallone così morbido, solo di tessuto. Poi ripeto, guarda questo qua, stessa pressione, comunque va giù un pochino di meno. Questo qua, stessa pressione, guarda. Invece a livello di allacciatura mi sembra che il modello di allenamento sia, secondo me, migliore, però non so, cosa ne pensi? Non lo so, bisogna vedere in allenamento. Questa credo che non si sia mai slacciata. In generale mi sembra che comunque l'allacciatura è la stessa, tranne i laccetti, che sono un pochino più racing sulla Elite. Comunque lo vedremo dopo aver fatto qualche test e la recensione. Invece a livello di spazio nell'avampiede è sicuramente più ampia in quella di allenamento, cosa ne dici? In quella di allenamento è più ampio, ma è anche più morbido il materiale, più elastico, mentre in quella racing è quella plastichida che abbiamo già visto su altri marchi, che diciamo che non è elasticizzata e rimane molto precisa. Invece cosa ne dici, domanda assolutamente molto difficile, della piastra in carbonio, e secondo te comunque come hai visto a livello di flessibilità? A livello di flessibilità mi è sembrata subito un pochino più flessibile di altre scarpe, di altri marchi. Bisogna capire adesso l'effetto in allenamento e in gara, se è davvero quell'effetto trampolino che si dice. Invece a livello di battistrada, come l'hai vista, e ti sembra comunque avere un ottimo grip, come sappiamo avere Puma con il Puma Grip? Il battistrada, non so se ci ha fatto caso, è strano, perché nelle intagliature qua del battistrada c'è del tessuto, non l'avevamo già visto, al dire il vero. Chiaramente su questo non ne capisco molto il senso, credo che in questo punto dia un pochino più di grip in certe occasioni, non lo so. Per il resto è una scarpa da correre su asfalto o al massimo allenamento in pista, e credo che faccia il suo sporco lavoro. Anzi, credo che rispetto alle altre scarpe racing abbia più intagliatura. Beh, sicuramente faremo un test completo nei prossimi giorni, poi magari correrai i 5 km molto velocemente, quindi saprai gestire i cambi di direzione. Grazie Andrea, stay strong, keep running. Ci vediamo alla prossima, nei prossimi giorni sicuramente correrò anch'io. Speriamo che tu possa correre, anche perché se devi fare il test in pista e temi di filmare, devi almeno correre. Ma devo correre forte. Esatto, se no vieni in bici, dai. Non riesco ad andare in bici. Comunque grazie ancora, ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao, alla prossima.